Bentrovati amici di InfoCilento, oggi ci dedichiamo alla raccolta dei capperi, una pianta che non si trova solo in Sicilia, anche se i capperi di Pantelleria sono un prodotto IGP famosissimo, però anche il Cilento è terra ricca di questa pianta, una pianta che non richiede grandi trattamenti e soprattutto una pianta spontanea che nasce praticamente nei muri. La particolarità di questa pianta è che praticamente quello che voi vedete non è il frutto, bensì un bocciolo che sta per schiudersi. Conservare il cappero non richiede una grande lavorazione, infatti viene conservato sotto sale. Adesso noi con tanta calma ci mettiamo e raccogliamo bocciolo per bocciolo. Una volta raccolti i nostri capperi, li laviamo per bene e li lasciamo asciugare su un canovaccio per un paio d'ore al sole. Dopodiché li sistemiamo in un barattolo di vetro, alternando uno strato di sale ed uno strato di capperi, facendo sì che l'ultimo strato di sale sia più doppio degli altri. Come quantità, consideriamo un rapporto 1 ad 1, quindi per ogni chilo di capperi ci servirà un chilo di sale doppio.